Rivestimenti per porta blindata. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Ogni abitazione privata avrà la sua porta blindata e ogni porta blindata dovrà avere un rivestimento. Rivestimento esterno e rivestimento interno. Solitamente nelle porte blindate, quelle costruite in acciaio, mi raccomando che sia in acciaio taglioterminico, altrimenti farà la condensa. Ci sarà un rivestimento che è una specie di cover, tipo cambiare la cover a un telefono internamente ed esternamente. E saranno intercambiabili anche nel tempo, in caso di danneggiamento o anche se uno si è stancato e vuole cambiare design alla porta. Ecco, internamente solitamente si utilizzano dei pannelli più lisci, dei pannelli più semplici. A volte si va a abbinare il pannello alle porte interne. Io personalmente non impazzisco, non amo questa pratica, preferisco dargli un elemento distintivo a quella porta che venga identificata proprio come ingresso, quindi un design diverso dalle altre porte. Esternamente invece è importante che il pannello sia resistente agli agenti atmosferici, soprattutto se è esposta, ma anche se c'è un porticato. Ad esempio, in tutta la zona padana dove c'è nebbia, comunque stare all'esterno, anche se sotto un portico da 3 metri, il pannello subisce praticamente degli attacchi degli agenti atmosferici. E quali materiali si possono usare? Diciamo che dipende un po' dal fornitore della porta, però principalmente legno, trattato con delle vernici ad alta tecnologia, mi raccomando sull'esterno, alluminio, ancora si usa tanto, poi ci si può utilizzare l'acciaio. E poi si può utilizzare il vetro. Il vetro è un po' complesso per il discorso che ho detto prima, anche delle nebbie, degli agenti atmosferici, quindi è molto delicato, è più consigliato sull'interno. Poi un'altra soluzione, oltre ai metalli anche che si può utilizzare, che i metalli, l'alluminio, ma anche l'acciaio, il coltè, così, un'altra soluzione che sta prendendo molto piede ed è molto bella, di usare delle pietre. Principalmente per pietre parliamo di un gres porzionalato, che è lo stesso materiale che si usa per i pavimenti. Quindi un materiale indistruttibile che tende a perdere poco il colore e che magari se avete la fortuna di avere un amico quattro zampe che va a raspare la porta, si consuma le unghie ma non consuma il pannello della porta. Col gres puoi ottenere diversi effetti, tutti i vari colori o anche gli effetti corte, gli effetti metallo, gli effetti pietra, eccetera, eccetera. Poi ci sono altre soluzioni per l'interno, ad esempio si può usare il corian, si può usare la pelle, si può usare il cuoio, cioè veramente il limite è un po' l'immaginazione, anche i mosaici ad esempio si possono fare, applicare alle porte interne, alle porte blindate. Ti consiglio di guardare il produttore che hai scelto di porte, che tipo di pannelli ha e fare un ragionamento sia sul isolamento, perché alcuni modelli quando cambi il tipo di pannello cambia l'isolamento della porta, ma soprattutto che sia un pannello, quello esterno, resistente agli agenti atmosferici. Se no, ok che è intercambiabile, ma con il rischio di cambiarlo veramente dopo poco tempo che hai installato la porta. Se vuoi altri consigli sul tipo di porta, di pannelli, di infissi, eccetera, 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 tutto quello che puoi scegliere nel mondo infissi di un'abitazione, ho ideato un servizio di consulenza con Sistema Bisacchi dove posso aiutare tutte quelle persone che non posso servire direttamente come Bisacchi, perché noi lavoriamo principalmente nella Romagna e nelle altre zone d'Italia, ci spostiamo solamente per lavori molto molto grandi e sporadicamente, appunto con questo servizio di consulenza del quale puoi trovare altre informazioni su www.blogbisacchi.it, potrai richiedere la tua consulenza personalizzata dove ti aiuterò a scegliere la soluzione migliore o magari anche il preventivo migliore. Ciao, e al prossimo video!